giusto la posizione del comune, mia personale, è quella che si faccia innanzitutto in tempi più rapidi possibili chiarezza su quello che è accaduto, perché questo sembra il tema oggi che maggiormente ci preoccupa. La città deve sapere come è morto Davide, perché una morte a 17 anni è inaccettabile, qualunque cosa sia potuto accadere. Quindi c'è bisogno di un'esigenza di verità e di giustizia della famiglia e della città che noi raccogliamo. Quindi in questo da cittadino, da magistrato e da sindaco mi sento di potermi rappresentare come garante di tutto questo, ma molto sereno e convinto che la magistratura con le sue competenze, la sua professionalità e la sua autonomia sappia far luce. Oggi è importante che non si crei una dicotomia, persone ferite, Stato. Questo non va bene. C'è bisogno che tutto venga incanalato in un sentimento collettivo e diffuso. È tutta la città che vuole giustizia e vuole sapere che è accaduto e non c'è un conflitto con l'arma dei carabinieri, che non esiste una tenuta di un ragionamento di questo tipo. Quindi noi dobbiamo evitare in alcun modo che ci siano scorciatoie diverse. Ecco perché io comunque ho espresso forte vicinanza alla famiglia, ieri siamo rimasti anche in contatto, insomma. È una tragedia forte di ascosso, perché ripeto, non si può accettare comunque una fine di questo tipo e quindi dobbiamo lavorare tutti perché le istituzioni preposte, quindi lo Stato, accerti la verità e faccia giustizia. I familiari non si devono sentire abbandonati, in questo non lo saranno e comunque noi come amministrazione ci sentiamo di essere portavoci forti di questa esigenza di giustizia e speriamo che non ci sia conflittualità nei prossimi giorni, perché queste tragedie devono, come dire, devono essere gestite anche con una forte maturità, soprattutto per chi non è colpito direttamente, deve avere, come dire, non è colpito direttamente, intendo dire come familiari, deve avere la lucidità di incanalare bene, la questione, perché sono situazioni molto 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 delicate che possono attenere alla vita collettiva di un'intera comunità. È sempre accaduto nella storia, anche in momenti bui della vita del nostro paese, non è un tema napoletano, ma veramente lo credo fino in fondo, questo è un fatto duro che è accaduto. Io credo che la ricetta migliore è quando lo Stato sta vicino alla gente, cerca di porsi come punto di riferimento e devo dire che, insomma, la gran parte delle donne e uomini delle istituzioni stanno ogni giorno in mezzo alla strada, vicino alla gente. Poi possono accadere momenti drammatici come è accaduto questa volta, che non è la prima volta, sappiamo perfettamente, né a Napoli né altrove. Quindi la ricetta migliore è essere credibili, stare in mezzo alla gente, essere professionali, essere umani e cercare di ridurre il gap, appunto, che si può creare in alcuni momenti tra cittadinanza e istituzioni. Quindi rimanere umani e lavorare con grande professionalità e anche in queste ore essere molto lucidi, l'ho detto prima. Una cosa è la rabbia, il dramma dei familiari stessi, un'altra cosa è il contorno delle dichiarazioni che debbono fare, soprattutto le persone che ricoprono incarichi istituzionali. Bisogna essere molto attenti perché, ripeto, si va a incidere in momenti anche socialmente difficili, di povertà, di crisi, di difficoltà, quindi insomma, bisogna stare attenti.